Arrestati all'alba il sindaco di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane, il vice sindaco Fernando Marrocco, l'assessore Angelo Di Maria. In tutto sono 9 le ordinanze di misura cautelare scattate anche nei confronti di altri amministratori e funzionari comunali su disposizione della Procura di Vallo della Lucania. L'indagine è stata diretta dai carabinieri della stazione di Pollica. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di 8 funzionari e di un imprenditore del Salernitano che ha interessi e aziende anche nel Vallo di Diano scatta perché i 9 sono ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di concussione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico in atto pubblico. La misura è stata disposta nei confronti del sindaco e del vice sindaco, ma anche di un assessore, di 2 consiglieri comunali, del segretario comunale e dei funzionari responsabile dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria del comune e dell'amministratore di una ditta di trasporti operante nel settore della raccolta dei rifiuti. Tutto ha avuto inizio nel 2016 dopo la denuncia da parte del presidente di una cooperativa del luogo che ha dichiarato di aver subito pressioni da parte del sindaco al fine di costringere la donna a rinunciare al servizio di trasporto scolastico. Le indagini sono state estese poi anche ad altri settori dell'attività dell'ente, consentendo di svelare un quadro di gestione familiaristico e clientelare della cosa pubblica da parte dei pubblici amministratori e funzionari. In particolare, oltre all'affidamento del servizio di trasporto scolastico, le vicende illecite riguardano l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi, l'acquisto di una macchina operatrice pulisci spiaggia, l'affidamento del servizio di lutoteca comunale e ulteriori vicende relative alla nomina e all'assunzione di personale tecnico. L'indagine è sicuramente un'indagine importante e delicata, proprio perché riguarda un intero comune, un'amministrazione. Quindi da parte nostra, soprattutto da parte della stazione Carabinieri di Pollica, che è quella che ha condotto l'attività investigativa, è stata fatta un'attività molto meticolosa, perché questo è richiesto in un caso come questo, ma in tutti i casi in cui si conducono delle indagini, che ha avuto poi dei riscontri chiaramente con delle attività tecniche. Quindi quello che oggi è stato disvelato al termine di tutta l'attività, che poi è durata anche insomma un po' di tempo, i primi fatti sono stati segnalati nel 2014, 2016, insomma ci è voluto un pochino di tempo, ha determinato comunque un quadro che ha portato poi all'emissione di questa ordinanza di custodia agli arresti domiciliari. È sicuramente un'attività delicata che era necessario riscontrarla in maniera puntuale ed è quello che devo dire è stato fatto dalla stazione Carabinieri col supporto della compagnia Carabinieri di Vallo.